Presentata l'ottava edizione del Premio Sirena d'Oro, programma più ricco di iniziative con una partecipazione di circa 200 aziende che concorrono per la famosa statuetta, sinonimo di miglior olio di qualità d'Italia. Assessore Nappi, è arrivato il momento di Sirena d'Oro, concorso Oli DOP della Campania, una cosa importantissima per la Campania, per Napoli. Sì, noi siamo orgogliosi di questo appuntamento che ha raggiunto la sua ottava edizione. Per tutto il mese di febbraio la Campania diventa la capitale degli oli DOP, degli 37 oli a denominazione d'origine protetta del nostro paese. È un concorso, è un premio nazionale che diventa anche l'occasione per raccontare il valore, la storia, la cultura di questo prodotto straordinario anche per le sue proprietà organolettiche oltre che per il proprio gusto, l'olio, l'olio extravergine d'oliva, ma il vero olio extravergine d'oliva è poi quello DOP a denominazione d'origine protetta. L'evento clou si terrà a Sorrento, quest'altra città simbolo del nostro immaginario, della nostra identità e del nostro modo di guardare e di proporci al mondo, e con tutte e 37 i marchi delle DOP avremo i 4 marchi DOP Campani. Erano 3, se ne è aggiunto il quarto con l'olio dell'Ufita in provincia di Avellino con l'Aravece, che è un olio straordinario che sono convinto si farà strada sia a livello di mercato ma anche nello stesso premio Sirena. Spazio alle eccellenze anche con l'olio. Sì, assolutamente, noi da questo punto di vista siamo una regione che può vantare molti primati. Se sapremo tutti insieme, istituzioni, produttori, operatori economici, organizzazioni agricole, mondo della cultura, valorizzare di più queste eccellenze, avremo anche assicurato alla nostra regione quello sviluppo migliore che la nostra regione merita. La ottava edizione è un premio importantissimo che promuove uno dei prodotti di eccellenza italiani che caratterizza l'enogastronomia mediterranea, quindi la dieta mediterranea, che è appunto l'olio extravergine d'oliva, la DOP. Un'edizione importante perché vi è la partecipazione di quasi tutti i produttori delle DOP italiane, 200 produttori che celebreranno a Sorrento la migliore qualità di questa stagione, quindi un olio certificato, un olio che è prodotto nel rispetto dell'ambiente e ovviamente, ripeto, uno dei prodotti che resta alla base dell'enogastronomia italiana, che completa poi l'offerta turistica di un paese e di una regione come la nostra, che è vocata appunto all'ospitalità. Concorso Oli DOP nazionali, ovviamente anche la Campania degli Oli DOP. Sì, la Campania ha delle ottime produzioni di DOP e in passato ha primeggiato in alcuni casi, quindi speriamo che anche quest'anno la qualità dell'olio italiana, ma di questo sono certo, e anche quella campana possa primeggiare nella produzione di questo, ripeto, prodotto che è fondamentale per promuovere pure la cultura enogastronomica italiana e, se mi è consentito, con un pizzico di orgoglio, di questa splendida regione che è la regione Campania.